Francesco Totti. Non si direbbe, no? Ma anche a me, a lui piace il pesce. La scoteca! Mamma che pasconcino! Lo piantiamo il geranio, amore mio! Appassionati di Gossip TV, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di Felicissima Sera. È infatti andata in onda la seconda puntata del programma di Pio e Amedeo. Dopo il boom di ascolti della settimana scorsa, i due comici aprono facendo il verso a Barbara D'Urso, ringraziando col cuore per i 4 milioni di telespettatori. Pio e Amedeo hanno cantato Meraviglioso di Modugno, giocato con Claudio Baglioni nel tentativo di rimodernarlo rendendo più attuale il suo repertorio, e cantato con Achille Lauro sulle note di Me ne frego e Rolls Royce, che per l'occasione si è trasformato in una più comune Fiat Punto. C'è stato spazio anche per momenti più seri, con Malika che ha cantato una bellissima versione di Futura, canzone di Lucio Dalla, con una grande luna piena a fare da sfondo alla coreografia di due ballerini, con Pio e Amedeo seduti ad ascoltare per una volta seri. Momento serietà che è durato pochissimo, dato che dopo poco i due erano appesi per aria vestiti da astronauti a chiedere a Umberto Guidoni come si fanno i bisogni nello spazio. Sempre divertente il momento Emigratis, con i due cialtroni che trasformano il palco in una discoteca. Tra gli ospiti anche Aleandro Baldi, cantante non vedente che ha vinto due volte Sanremo negli anni 90 con Non amarmi e Passerà. Proprio quest'ultima è stata eseguita dal cantante con Pio Amedeo nella versione originale che al tempo sarebbe stata censurata dalla Rai. Un inno alla passera, già, senza accento, che come spiega il cantante non sarebbe affatto la causa della cecità come suggerisce la religione. E voi? Che ne pensate? Vi siete divertiti? Se vi sono piaciuti, appuntamento alla settimana prossima per la terza ed ultima puntata di Felicissima Sera. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e se vi va iscrivetevi al mio canale. Al prossimo video, ciao!